Vieni, Mizza. Ma è Book! Book! Che io sia dannato! Ti ricordi del vecchio Charlie, eh? Sei invecchiato anche tu, povero Book. Ah, è un tuo cucciolo. Vieni. Sei venuto a morire da Charlie, Book? Morire? Perché? Perché quando un lupo rifiuta il cibo, è segno che sta per morire. Povero Book. No, Mizza! Fermati! Lascialo stare. È nato nella foresta. Sua madre è certamente una lupa. Guarda che denti, Mizza, sono zanne di lupo. Sono bianche come la neve. Già, è vero. Lo chiameremo Zanna Bianca. Tanto male, eh? Povero lupetto. I lupi come te hanno sempre fame. Tieni, mangia. Bravo, Zanna Bianca. Alzati immediatamente. Ma è buono. Non hai visto, papà? È come un cagnolino. Non lo dovevi sciogliere. Lo sai che è pericoloso. No, Zanna Bianca non è pericoloso. Ci vogliamo già bene, sai, papà? Tu, vieni qua. Vieni qua, ho detto. Non aver paura, vieni qua. Zanna Bianca! Ecco, è andato via. L'hai fatto scappare tu. Ascolta, Mizza. Ha la natura di un lupo. Deve vivere libero. Non lo puoi costringere, hai capito? Un cacciatore come te dovrebbe saperle queste cose. Sì, però noi due eravamo già amici. Avanti. Non ci pensare. Vieni. Thank you.
Il signor Kurt Douglas! Douglas! Kurt, che ci fai al di qua del fiume, eh? Charlie, questo è Jason Scott. Lieto di conoscerti, signor Scott. Qualsiasi amico di Kurt è mio amico. Grazie. Non hai qualcosa per riscaldarci un po'? Mizza, porta da bere al signor Jansen. Conosci il mio cucciolo? Si chiama Mizza. Eh? Ciao, Mizza. Il signor Scott si occupa di miniere come te? È buono, è forte. È proprio quello che ci vuole. Beh, diciamo che è un minatore anche lui, in un certo senso. Ma non cerca l'oro. Quello che cerca di scavare è la verità. Sono uno scrittore e faccio anche il giornalista. Viaggio per trovare cose nuove da raccontare. Persone, fatti, qualunque cosa che possa interessare. Ne avrai di cose da raccontare. Quelli del vostro mondo sono impazziti. Non si preoccupano che di cercare l'oro. Già, ed è questa la ragione che l'ho fatto venire fin qui. Da New York a San Francisco non si parla che del Klondike. Ora che il ghiaccio si è sciolto, c'è un battello per risalire il fiume, vero? Ah, allora andate a Dawson City. È un brutto posto. Ma Charlie, un cacciatore come te ci potrebbe guadagnare una fortuna. Dovranno pur mangiare tutti quei cercatori. Dobbiamo sloggiare, il tempo cambia. Dawson City è una città corrotta, piena di imbroglioni. Io non metterò mai piede laggiù. Anche se il governo ora ha proibito a tutti di portare armi, io di quella gente non mi fido. Ah, buono. Andiamo a rilento con il gioco al salone, eh? Fatti venire qualche idea. Il mio motto dovrà essere... Per far divertire Dawson City c'è solo Beauty Smith. A proposito, guarda in che stato è il nostro reverendo. Senti, lurido ubriacone. Lo sai perché ti lascio giocare al prete in questa città? Sì, perché ti faccio compassione, Beauty. Certo, questa è una ragione. Ma ce n'è anche un'altra. Non voglio un vero prete fra i piedi, capito? Hai ragione, Beauty, sante parole. Guardati dagli ipocriti, ficcanaso, disse il padre Abramo. Un vero prete pianterebbe un sacco di grano e tu sei un bel furbacchione, Beauty. Eh sì, tu le sai benissimo queste cose. Io so che il tuo fiato puzza d'alcol quando predichi ai tuoi parrocchiani. E uno di questi giorni sai come andrà a finire? Che ti cacceranno fuori a calci nel sedere da quella missione. No, Beauty, se tu non vuoi che lo facciano, non oseranno. No, ma lo farò io. Prima di loro.
Se vuoi continuare ad intascare le loro offerte, dovrai essere lo specchio di tutte le virtù. Sta arrivando il battello. Sta arrivando il battello. Il tuo posto non è in quella lurida letto. Il tuo posto è giù al molo, a ricevere le tue pecorelle. Non l'ho fatta apposta, inciampato. Mi scusi tanto. Me ne frego di te e delle tue scuse. Non è il caso di arrabbiarsi tanto, amico. Che c'entrate voi? Non ti ha urtato lei. Sono stato io. E non vi ho visto. Si vedi male, amico. Te lo ripeto. Sono stato io. E l'ho fatto apposta. Perché mi sei antipatico. Grazie. Scusatemi. Daisy? Sì, sorella. Perdonate l'indiscrezione, ma che ci viene a fare una persona come voi qui a Dawson City? Oh, quello che faccio dovunque. La mia missione è curare i malati. Oh, avete davvero un bel coraggio. Se posso aiutarvi... Siete un medico? Oh, no, no. Diciamo un ficcanaso. Oh. Mi chiamo Scott. Jason Scott? Sì, Jason Scott. Dove avete sentito il mio nome? È stampato sui vostri libri. Ne ho letti un paio. Spero di non avervi scandalizzata con le mie idee. Oh, no, no, niente affatto. Voi dite pane al pane ed è giusto. Al vostro posto sarei stata anche più chiara. Ehi, hey, Jason! Dammi una mano. Vengo subito. Scusatemi, signorina... Oh, sorella. Signor Scott, vuole dare una mano anche a me? Sì, certo. Ma in che modo? Raccontando a tutti come vive questa povera gente. Quello che io trovo scandaloso è chiudere gli occhi sulla prepotenza e lo sfruttamento. D'accordo, ma dovete permettermi una cosa. Sì? Di parlare anche di persone come voi. Daisy? Donate, fratelli, donate all'assistenza civica, donate ora, che forse potreste avere bisogno di aiuto voi un giorno. Dawson City ha bisogno del vostro aiuto, fratelli, grazie, grazie signora, grazie signore, grazie, Dio vi benedica sempre. Dai, costa buono. Fratello della lontana Cina, una piccola offerta, grazie. Grazie signore, fratello, anche tu, un piccolo ovo, padre. Non costa molto, un piccolo... Ehi, padre! Padre Otley, per servirvi. Oh, è il cielo che vi manda. È un gran piacere incontrare qui una serva del Signore. Cosa vi porta qui? Un'idea, padre. Una speranza. Voglio fondare un ospedale. Un ospedale? Ma ci vorrà tutta un'attrezzatura. Ho quasi tutto quello che serve. Medicine, strumenti e... E denaro, naturalmente. Sì. Sia lodato il Signore. Io stesso, proprio stamani, ho sostenuto nella mia predica la necessità di avere un ospedale qui a Dawson. Okay. E dove pensate di stabilire questa vostra oasi di santità? Oh, non lo so ancora. Io contavo sull'aiuto di qualche anima generosa. Ah, ecco. Non dite altro, sorella, non dite altro. Ehi, voi, peccatori! Dico a voi laggiù, eh? Venite a prendere i bagagli di questa santa creatura. Grazie. Grazie. Seguitemi, vi prego. Thank you.
Ancora qui tu, vattene! Vattene, cagnaccio! Hai capito? Vattene! Via! 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 Mizza! Mizza! Che cosa c'è? Mizza, è in pericolo? Mizza, è in pericolo? Su, avanti, presto, guida! Corri, corri, corri! Il signor Beauty Smith si è messo a riposare proprio in questo momento. E il rumore di quelle martellate lo disturba. Tiratelo giù. Oh!
mi dispiace tanto. Una divergenza di opinioni? Sì, gli danno noia i cartelli. Anche a me. Signor? Jason Scott, del New York Daily Herald. Un giornalista ficcanaso, eh? Già. E potrei sapere a chi ho l'onore di parlare? Al signor Smith. Beauty Smith. La reputazione vola. Davvero? Beh, scusatemi se vi ho svegliato. Non parliamone più. Signor Smith. Sì? $2 per il mio cartello. A Dawson City troveremo un dottore. E il dottore guarirà Mizza, il piccolo grande cacciatore, eh? No, Jason, non ci siamo. Fa ancora qualche passo indietro. Lì, ecco, ok. Nove piedi. Avete sentito? Perdere 9 piedi vuol dire dar via almeno $50,000. Ha ragione. Non mi lascerò derubare da un maledetto stupido ispettore. È un furto! Non ti facciamo derubare la terra! Nessuno vi sta derubando. La legge dice che nessuno può sfruttare più di 500 piedi. Andatelo a raccontare a Beauty, ma state attento che il suo cane non vi morda il sedere. Non è Beauty Smith che fa le leggi. È il governo che le fa. Governo? Quale governo? Il governo qui è il signor Beauty Smith. E bisogna fare quello che piace a lui. Ehi! Che c'è? Supponiamo che io non lo voglia fare. Non siete minatore, eh? E se lo fossi? Beh, sarebbe proprio una rovina per voi. Perché nessuno comprerebbe un'oncia del vostro oro. E se io volessi comprare il vostro oro? Nessuno ve lo venderebbe. Abbiamo un contratto con il signor Beauty Smith. Oh, un contratto? Ah. Noi gli vendiamo tutto l'oro che si scava. Tutto? Sì, tutto. E ci paga bene. In contanti? Certo, il 10% è quello che rimane in obbligazioni. E ogni anno ci fruttano un interesse. Scusate, ma non posso sprecare altro tempo con voi. Coraggio! Torniamo al lavoro! Non perdiamo tempo. Beh, che cosa ne dici? Da tanti anni che vivo in mezzo a questa gente. Ne ho visti arricchire ben pochi, purtroppo. Oh Johnny, oh Johnny, whatever can you be doing? Oh Johnny, oh Johnny, pray tell me what you have done. You take me by the hand and kiss me, you thrill me, you chill me. My heart is beating badly in me, but I don't know why. You know why? I'll tell ya. Oh Johnny, oh Johnny, whatever can you be doing? Oh Johnny, oh Johnny, pray tell me what you have done. I am a special guy. Oh Johnny, oh Johnny, please kiss me again, my Johnny. Oh Johnny, oh Johnny, please give me a kiss, my boy. I am a special baby.
I'll tell you. Big boy. Oh, Johnny, oh, Johnny, whatever can you be doing? Oh, Johnny, oh, Johnny. Senti, hai bisogno di me per la tua intervista con Beauty? Beh, credo proprio di no. Brava! Devo l'onore, signor Ficcanaso. Dawson City ha acceso la mia curiosità. Dovunque mi volti, sento il vostro nome. Così ho pensato di rivolgermi direttamente alla fonte. Accomodatevi, prego. Grazie. No, 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 via, siete buoni. No, 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 ragazzi, i signori vogliono un po' di compagnia, su. E di qua niente. Lo sai che Beauty non vuole che tu venga qui. Un rispettabile sacerdote non può frequentare un saloon. Ma ti devo pur vedere qualche volta. Tu non vieni mai alla missione. Papà, quello non è posto per me. Non è vero. Tu sei una brava ragazza. Lo so. Ma i pregiudizi della gente. Tu la donnaccia e io il sonto. C'è da ridere, eh? Tu non sarai un santo, ma sei il più buono dei diavoli. Ora devi andare. Avete parlato voi stesso coi minatori? Qualcuno vi ha forse detto che l'ho costretto a firmare il contratto? Nessuno. Siete un gran bel tipo. Venite qui a dirmi che avete ficcato il naso nei miei affari e li avete trovati chiari come l'acqua. Dovreste farmi tanto di cappello. Invece no, avete la faccia tosta di chiedermi dove sta il trucco. Non sono così ingenuo. Volevo avvertirvi, però, che cercherò di scoprirlo da solo. Non c'è niente da scoprire, signor Scott. Volete un sigaro? Ve lo offre un galantuomo. Un galantuomo che si accaparra tutto l'oro del paese, pagandolo per il 90% con dei pezzetti di carta. Quei pezzetti di carta varranno molto di più da qui a un anno. E di quanto sarà aumentato il costo delle merci fra un anno? Come volete che lo sappia. I prezzi li fate voi. Tutte le merci di qualsiasi genere che arrivano a Dawson passano solamente per le vostre mani. Sapete anche questo? Sì, anche questo. E sospetto che non siano di primissima qualità. Tranne forse lo champagne. La mia riserva privata. È l'unico bevibile. E allora bevetelo. Non volete bere qualcosa? Perché dovrei bere con voi? Beh, perché vi sono simpatico. Questo lo dite voi. Ah. Allora dovrò trovare un'altra ragione. Quale? Diciamo che sono amico di vostro padre. Cosa volete dire? No, non abbiate paura. È solo un piccolo ricatto per stare un po' con voi. Io ho sentito tutto, ma non tradirò il vostro segreto, nemmeno se mi mandate al diavolo. Forse non vi ci manderò. Sì, perché guardandovi meglio, non vi trovo antipatico. Bene, andiamo. Thank you.
Jack. Siete arrivato con l'ultimo battello? Commerciante? No. Piantatore. Piantatore? E cosa venite a piantare ad Oson? Beh, ecco, diciamo, grane. Sono funzionario del governo. Ah, avrete da divertirvi allora. Avanti, vieni. Vieni qua, qua, qua. Forza! Così, bravo. Coraggio. Ecco. Ce l'hai fatta. E vieni su. Eccolo qua. Bravo, Zanna Bianca. Con quello stupido cane, sporco indiano!
Scusami, non è abituato a vedere tanta gente. Senti, ma è quella la tua canoa? Sì. Non hai portato pellicce? Come mai? Non sono qui per vendere. Lui è molto malato. Mi dispiace. Ma niente pellicce allora. Ho molte pellicce al di là del fiume, ma ora voglio un dottore. Senti, indiano, io ti trovo un dottore e tu mi porti le pellicce, d'accordo? Va bene, d'accordo. È un ragazzo sano e robusto. Guarirà presto, vedrai. Mi dispiace. Il cane non può stare qui. Non darà nessuna noia. È l'amico di me. Mi dispiace. Hai sentito, Zanna Bianca? Non puoi restare qui. Coraggio. Andiamo. Su, Dora. Su. Su, andiamo. Tuo quel cane, indiano? Sì, signora. Ha ucciso il cane più forte di Doso. Zanna Bianca ne può uccidere 10 come quello. È molto forte, molto coraggioso. Quanto vuoi per quel cane? Io non lo vendo. Ti ho chiesto quanto vuoi. E io ti ho risposto. $200. $300. $400. Io non voglio il tuo denaro. Rifiuti $400? Sì.
Se tu non vuoi il mio denaro, peggio per te. Io voglio il tuo cane. No, fermi! Non pot... A casa, via, coraggio! Tutti a casa! Ora niente, è solo un indiano ferito. Avanti! No, se da poco non perdiamo tempo con un indiano. Oh mio Dio! Ehi, venite qui, presto! Che è successo, padre? Non so, non ho visto niente. Attento, attento. Piano, piano. Portami delle bende, spirito. Mai dovuto venire a Dawson City. Suo figlio è molto malato. Allora il profeta Ezechiele gridò: non vi vergognate di questa abominazione. Chi vi credete di essere? Perché avete la pelle bianca. Non sapete che Dio creò tutte le razze di tutti i colori. Non c'è differenza fra voi e un indiano del Klondike. Anche se voi, stramaledetti ignoranti, non sapete nemmeno dov'è il Klondike. Ed ora vi ripeterò le parole di Ezechiele. Quello fra voi che accoppa un indiano è uguale a Caino che ammazzò suo fratello Abele ed ora arrostisce nelle fiamme eterne della Geenna. Perciò voi peccatori siete avvertiti. Attenti a voi a non finire in graticola per tutta l'eternità. Dammene un altro gioco.
Porta una bottiglia. Paga il reverendo. Mi è piaciuto molto quel passo di Ezechiele. Grazie. Quello tra voi che uccide un essere umano di un'altra razza è come Caino. Bello. Allora avete sentito la mia predica? Sì. Non mi avete visto? No. Io però ricordo anche le parole di Isaia. Quello tra voi che è testimone d'un delitto e non lo denuncia sarà condannato a bruciare nelle fiamme eterne dell'inferno. Giovanotto, Isaia ha avuto la gran fortuna di non vivere in questi tempi così duri per coloro che non tengono la bocca chiusa. Ma un prete non può tacere. Che razza di esempio darebbe agli altri? E se qualcuno dovesse dire che vi ha visto, che eravate presente, non vi rimorderebbe la coscienza? Predicate molto sulla giustizia divina, ma sembrate dimenticare che c'è anche una giustizia umana. Sapete benissimo che ha ucciso l'indiano, ma avete paura di dirlo. Paura? Terrore addirittura. Un terrore folle, mio caro amico. E ho ragione di averlo. In questa città hanno orecchie anche le mura. Confesso che la notte il rimorso non mi lascia dormire, ma confesso anche che cerco di evitare di finire troppo presto all'inferno. Avreste voi il coraggio di denunciare l'assassino? Certo, se mi fornite qualche prova. Vorrei essere sicuro che poi non mi metterete nei guai. Non vi fidate di me? Venite con me. Ho qualche cosa che potrà parlare per noi due. È già tutto organizzato. Il libro di Isaia non dice da qualche parte: chi si fa campione della giustizia corre il rischio di essere tradito dall'uomo che cerca di difendere? Andiamo, Chester. Non è il tuo coltello questo? È la prima volta che lo vedo. Ci sono le tue iniziali. Come fate a dire che sono le mie? D.C. potrebbero essere Donald Carter, o Doc Crockey, o Dan Kovansky. Bene. Fai entrare Carter, Crockey e Kovansky. Che significa? È vero. Il coltello potrebbe appartenere a uno di loro. E così li ho convinti a dirci tutto quello che hanno visto per evitare che si mettano nei guai. Volevi dar la colpa a noi, Chester? Me la pagherai, maledetto! È proprio una bestia selvaggia. Senti, se lo facessimo combattere, la gente si giocherebbe anche il braccio destro su di lui.
Niente male l'idea. Ma con chi? Aspetta. Ci sono. Con l'orso. Quale orso? Quello che i cacciatori hanno portato per il circo. La bestia selvaggia più nervosa e irritabile che abbia mai visto. Un lupo contro un orso selvaggio. Sì. Sicuro? Le scommesse saliranno alle stelle. E naturalmente deciderò io chi vince. Signori e signore, da questa parte, venite, assisterete al più grande spettacolo che abbiate mai visto. Signore e signori, da questa parte, accomodatevi, un incontro sensazionale. Coraggio, signori, non potete perdere. Da questa parte, il più grande spettacolo che abbiate mai visto. Affrettatevi, signori, stiamo per cominciare. Abbiamo sparso la voce che l'orso combatterà con la museruola. E l'hanno bevuta? Tutti scommettono per il cane. Perfetto. Accettate qualsiasi puntata su quella bestiaccia, allora. Vieni. Grazie, signore. Accetta qualsiasi puntata sul cane. Va bene, signor. Ehi. Signore e signori, cittadini di Dawson City, prima città del nord, capitale del Klondike, ho l'onore di presentarvi il combattimento del secolo. Alla mia sinistra, l'animale più feroce della sua razza, il lupo combattente. E oggi, per la prima volta nella storia del mondo, misura la sua forza contro il terrore della foresta, l'orso selvaggio! Fate le ultime puntate, amici, prima che incominci l'incontro! Sapete su chi buttare i vostri soldi, eh? Sì, è una bestia magnifica. Un vero lupo. Quando ci vediamo? Sì, sono sicura che vincerà. Buonasera. Ne sono certa. Ma no, così non è giusto. Ma non ce la può fare. Non è possibile. Dai, coraggio, forza. Padre? Eh? La chiave. Quale chiave? Quella dell'armadietto, naturalmente. L'ho cercata tutta la mattina. Suor Evangelina! Suor Evangelina! Che succede? Venite a vedere cosa succede. Presto! Vengo, vengo. Fate presto! Oddio mio! Senna bianca. Senna bianca. Oh mio Dio. È terribile. Jason, guardatela!
cosa facciamo? Ho un'idea, venite. Sì, giusto. Dove? Sono mia... Dite un po', signor Scott, che diritto avete di interrompere l'incontro? Lo stesso che avevate voi di organizzarlo. Io l'ho comprato, quel cane. Sì, signor Smith. Con la vita di un uomo. Puoi accarezzarlo ora. Vieni. Ecco qua. Là. Va pure. Su. Morita? No. Ormai tutto è passato. E adesso dormi. Me l'hai promesso. Krista? Vieni. Perché Zanna Bianca è tornato senza mio padre? Non lo so. Quando verrà tuo padre glielo chiederemo. Con queste ferite un uomo sarebbe già morto. Ha una fibra forte. Se la caverà. Gli ci vorrà un padrone. E Mizza è il suo padrone. E per Mizza ci vorrà un padre. Alla sua età. Una madre molto più importante. Ormai è qui. Me ne occuperò io. Su, forza, Miz. Vai. Arrivederci. Arrivederci. Sei già stanco, eh? Sì, un po'. Beh, coraggio, monta su. Partenza! Via! Bianca, qui! Su! Bravo, magnifico, bravo. Hai visto che sei guarito, eh? Hai visto, sei guarito. Bravo. Thank you.
tornato in piena forma. Sono stato alla diga, i lavori sono quasi finiti. Sì. E ora i minatori stanno aspettando che la nostra diga faccia miracoli. Ma se il filone è esaurito, è inutile insistere. Ho sentito nel saloon che c'è gente che sta facendo dei sondaggi dall'altra parte della montagna. Sì. Andrò a dare uno sguardo, prima che qualche voce incontrollata arrivi da questa parte. Allora ve ne andrete via? Solo per qualche giorno. Beh, adesso vai con suor Evangelina. Devi riposarti. No. Come sarebbe a dire no? Un futuro capo indiano deve sapere obbedire se un giorno vorrà comandare. Guarda Zanna Bianca. Zanna Bianca, cuccia! E allora? Mm? Su, andiamo. Devo andare. Quante volte vi ho detto di bussare? Non preoccuparti, tesoro. Farò togliere la porta così il problema è risolto. Ce n'è un altro che dovrete risolvere. Non siete il mio tipo. Questo poi è un problema inesistente. Sono io che scelgo. Mi volevi parlare, Beauty? Più tardi. No, no, di pure. Non ho segreti per lei. Devi toglierti dai piedi. È chiaro? No, non è chiaro affatto. E va bene. Si tratta di lei, ad ogni modo. Non deve più mettere piede nella missione. Non mi va la sua amicizia con quella suora. Siete certo che sia quella l'amicizia che vi dà noia? Mm? Mia figlia non metterà più piede qui, invece. Vedremo. Vieni qua. Coraggio, vieni qua e dammi un pugno. Ma perché? Dammi un pugno e scappa. Perché hai bagliato? I cani fanno così quando sentono un pericolo. Perché sei così nervoso, eh? Che sei tu qui con noi, non ci può succedere niente di male. Ma cosa ti prendi? Ma dove va? Oh, 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 oh.
buono, cuccia, su. È indirizzato a Kurt Jansen. Sai, quell'ispettore delle miniere. Prima di consegnarglielo... Tu non glielo consegnerai affatto. Come vuoi, Beauty. Ehi, è inutile che ti dica... Sta tranquillo, non aprirò bocca. Mister Owen. Non ti sforzare le meningi.
nuovi giacimenti d'oro sono stati scoperti a Nome sulla costa occidentale. Sai cosa significa? Sì, la fine di Dawson. Proprio così. Hai ragione, mio caro amico. Quando si saprà la notizia, questa città si trasformerà in un deserto. Allora noi faremo in modo che non si sappia. Sì. È possibile. Fin quando non arriverà il battello. Ah, già. Quando arriverà il battello si saprà. Nessuno lo può impedire. Ma allora... Ti confesso che lascio Dawson senza alcun rimpianto. L'ho spremuta fino all'ultima goccia. Occupati tu dei preparativi. Non c'è più tempo da perdere, va? Aspetta. Non intendo andar via da qui senza aver avuto la cosa che mi interessa maggiormente. Krista, però, non è una cosa. Per me lo sono tutte. Ho già detto a Beauty che non voglio più lavorare per lui. Che si trovi un'altra cantante. Digli che ho perduto la voce. Non fare l'idiota. Se vuol vederti ci sarà una ragione. Niente mi può costringere ad andare da lui. E se fosse qualcosa che riguarda Oakley? Che cosa c'entra mio padre? Oh, domandolo a Beauty. Esco per un minuto, sorella. I miei rispetti, sorella. Mitza. Va a cercare padre Oakley. Digli di venire subito qui. Sì, sorella. Krista, c'è caldo e sole in California. Dopo tutta questa neve, la mia proposta dovrebbe renderti felice. Tutte le vostre proposte hanno una cosa in comune. Non mi fanno né caldo né freddo. Non usare quel tono sprezzante con me. Ascolta. In vita mia io non sono mai stato così paziente con una donna. Non le ho mai corteggiate. Mai pregate. Non ho l'impressione che mi stiate pregando. No. Però potrei anche farlo. Risparmiatevi questa umiliazione. Non servirebbe a niente. Addio, signor Beauty. Che significa? Beh, visto che le preghiere non servono. No! Alzati, commediante. E alzati, Krista. Portiamola subito alla missione. Da quella suora. Non si può, Beauty. Non dovevi farle vedere quel telegramma. Se dice che è stato trovato l'oro a noi, siamo rovinati, capisci? Ma non potrà più parlare. È morta. È morto. Krista. Oh, Krista. Bambina mia. Oh.
per questo che l'avete uccisa. Perché non parlasse, per questo! Ora non canterà più perché è morta! L'hanno uccisa! L'hanno uccisa loro! E sapete perché? Non volevano che dicesse che a noi è stato scoperto loro! Dove? L'hanno uccisa perché lo sapevo! Che è loro a noi! Grassi filoni d'oro! Oro! Siate maledetti! C'è l'oro a noi! Sì, oro! C'è l'oro! Cosa dici? C'è l'oro a noi! Nuovi giacimenti! Hanno provato l'oro! Possibile! Vai, corri a noi! Come le sorri a noi! L'ho saputo, dappertutti! Quei maledetti ve l'hanno tenuta nascosto! Siete stati truffati! Siete stati sempre derubati! Cosa? C'è l'oro! No! Ma no, c'è l'oro! Chi me l'ha detto? L'ho sentito da Beauty! No, hanno ucciso mia figlia perché non lo dicesse! Lo tenevano nascosto! C'è l'oro a noi! A noi c'è l'oro! Hanno trovato l'oro! E lo volevano tenere il segreto! C'è l'oro a noi! L'hanno uccisa! L'hanno uccisa mia figlia perché non lo dicesse! Beauty ci ha sempre detto che le sue obbligazioni erano come moneta sonante. Ma qui c'è scritto pagabili fra un anno. I vostri soldi sono vincolati per un anno. Vincolati un cavolo. Io me ne vado, prendo il primo battello. Partiamo tutti, Harry. Padre Otley dice che c'è l'ora, no? Sì, ma prima andiamo da Beauty. Sì, andiamo al saluto. Sì, andiamo. Hai saputo? Voglio sapere la verità. Secondo alcuni è stata una disgrazia. Secondo altri, padre Otley ha ragione ad accusare Beauty. Ma Otley dice anche che Krista era sua figlia. Ed è vero. Lo era. Entrano qui e uccido il ragazzo. Silenzio! Silenzio, ascoltatemi! Vi prego! Toglietevi di mezzo, sorella, queste sono cose da uomini! Avete ragione, Tim, ma vi prego, ascoltatemi! Anch'io sono venuta a Dawson City da molto lontano. Tutti voi siete venuti qui per cercare qualcosa, ma solo pochi di voi hanno veramente trovato l'oro. E la maggior parte dei fortunati, purtroppo, è stata derubata da un criminale. Sì, 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 Beauty Smith ha speculato su di voi, con cattiveria e cinismo. Scusate, scusate, fate silenzio! Mi ha preso,
Dinamite, presto! Manda indietro quella gente, Scott! O faccio saltare la diga! Getta la rivoltella, Beauty! E arrenditi! Scott, bada che non scherzo! T'ho detto di mandarli via! Bada, quello è capace di farlo. Quell'acqua ci travolgerebbe tutti. Lo devo fermare. Jason, no, è una pazzia! Se ci tieni alla pelle, rimani dove sei! Thank you.
capito il trucco, Zona Bianca. La miccia, oh! Qui la bestiaccia! La miccia! Dobbiamo staccarla! E indietro! Andate via! Jason! Togliti di là, scappa! Indietro voi! Via! Via! Ce l'abbiamo fatta. Il cane, dov'è il cane? Non abbiamo visto nessun cane quando vi abbiamo trovato. Io resterò qui col signor Kurt. Voglio aspettare Zona Bianca. È inutile, Mitzel. Ti ho già detto che cosa è successo. È stato travolto dall'acqua. Ascolta, Mitzel. Adesso tornerai alla tua tribù. Troverai tanti bambini come te, tanti cani. Zona Bianca non è morto. Addio, Kurt. Addio, Jason. Andiamo su. Un capo indiano non piange mai. Arrivederci. Buona fortuna. Grazie. Addio, Kurt. Arrivederci. Tornerò presto, sai? Te lo prometto. Li conoscete i cercatori d'oro? È una febbre che hanno addosso. Qualcuno trova dell'oro, Dio sa dove, e tutti corrono verso l'ignoto.
Ho scritto al mio ordine. Che Noam avrà bisogno di un ospedale. Già, Noam. Zona bianca! Zona bianca! Zona bianca! Zona bianca, vieni qua! Bravo, su che sei salvo, sei salvo.